Parliamo delle origini del Krav Maga. Allora, sul Krav Maga ci sono veramente tante informazioni e le puoi trovare da diverse fonti. Wikipedia in inglese è, diciamo, un'ultima sorgente per questo. E, per quanto riguarda quello che normalmente si sa, quello che va per la maggiore è che il Krav Maga ha origini militari. Sicuramente il Krav Maga ha origini militari, ma questo non è completamente corretto. Insomma, se vogliamo parlare del Krav Maga e del suo fondatore, Emil Lichtenfeld, dobbiamo fare magari qualche distinguo. Anzitutto è bene considerare che Imi non era l'unico istruttore che c'era diciamo, neonato esercito israeliano. Vi erano altri formatori. Imi era considerato chiaramente molto abile in quello che faceva. E a quanto ho saputo da Eyal Yanilov, che ha lavorato con lui per più di 20 anni, quello che gli veniva chiesto all'inizio erano principalmente tecniche per la pulizia militare, quindi, per cui in verità il Krav Maga potremmo dire che non nasce come sistema militare per addestrare delle persone a fare la guerra. È abbastanza diciamo ingenuo pensare a una cosa del genere. Voglio dire, la guerra la fai con le armi da fuoco. Per cui la cosa che magari è importante sottolineare è che il Krav Maga poteva essere un buon elemento di complemento per la preparazione di persone che non avevano mai fatto niente ad avere un'attitudine al combattimento, che è qualcosa che sicuramente è utile a un corpo militare. Assieme a questo, certamente potevano esserci tecniche di combattimento con il coltello, tecniche di combattimento con il bastone, tecniche di controllo, tecniche diciamo di eliminazione per quelli che erano forse i corpi speciali. È abbastanza ovvio che da questo punto di vista il Krav Maga, dal punto di vista prettamente tecnico, non ha nessuna valenza o nessuna ricaduta su quello che è poi l'aspetto dei civili, dal punto di vista strettamente tecnico. Allora, perché il Krav Maga è diventato qualcosa che è stato poi trasformato in un sistema per civili, per la difesa personale? Di sicuro non perché le tecniche militari sono più cattive o più efficaci di altre tecniche elaborate per civili, ma semplicemente perché la natura dell'addestramento al Krav Maga, il pragmatismo che veniva utilizzato, la concentrazione, il focus sul fare in modo che le persone raggiungano quello che è la preparazione ottimale per un compito specifico, è stato il motore che ha consentito di preparare delle truppe in pochissimo tempo, di preparare dal punto di vista della mentalità del combattimento. Questo tipo di preparazione, sempre dal punto di vista della preparazione mentale, del focus su quello che è la necessità di assolvere, raggiungere un obiettivo in breve tempo e con dei risultati accettabili, non perfetti ma accettabili, anche questo aspetto è molto importante, è il motore principale di quello che poi è diventato il Krav Maga per civili. Dal punto di vista storico, che cosa è successo? Imi, quello che viene considerato il fondatore del Krav Maga, il fondatore del sistema, andò in pensione, si aprì una sua scuola di arti marziali e questa scuola adattò il sistema a poco ai civili. E adattò ai civili perché ovviamente un civile ha delle necessità che sono molto diverse da quelle di un militare e si trova in situazioni che sono molto diverse rispetto a quella che è la realtà operativa. Non solo, ma la finalità di un civile non può essere quella di un militare, che normalmente è creare il massimo danno nel minor tempo possibile. Civile ha necessità di salvaguardare la propria pelle e farlo nel rispetto di quelle che sono le leggi vigenti e ovviamente di quelle che sono le sue, diciamo, i suoi valori e il suo rapporto con l'etica. Per cui, che cosa è successo? Imi ha cominciato a lavorare con i civili, ha piano piano adattato il sistema, ha avuto degli istruttori che hanno lavorato insieme a lui, ha formato nuovi istruttori e il sistema si è evoluto sempre di più. Sin tanto che assieme ad Eyal Yanilov, con cui ha scritto anche un libro a quattro mani, il sistema non è stato appunto sistematizzato. All'inizio il Krav Maga, semplicemente per un fattore molto pratico, perché ad Imi venivano chieste soluzioni per dei problemi, era un insieme di tecniche non collegate.
quello che è stato fatto successivamente, ed è questa la trasformazione del sistema, è stato collegare le tecniche per famiglie e creare dei ponti tra queste famiglie di movimenti, stessi movimenti che assolvevano a funzioni similari. Un sistema è più forte rispetto a un insieme di tecniche che assolvono delle problematiche specifiche proprio perché può essere adattato a più situazioni. Non è più bisogno di avere la soluzione specifica per il problema specifico, per cui se il problema varia di una virgola salta tutto, o quasi, chiaramente stiamo generalizzando, ma hai un qualcosa che può essere adattato alla situazione e che addirittura ti dà gli strumenti per poter comprendere e analizzare la situazione e trovare una soluzione che sia performante, anche in considerazione del fatto che ognuno di noi è diverso fisicamente e come propensione mentale e di conseguenza alle volte ha bisogno di adattamenti. Ora, questo aspetto di trovare le soluzioni non è un qualcosa che riguarda, la situazione in atto, ovviamente, ma è qualcosa che riguarda la preparazione che tu hai alla realtà. Per cui una problematica che non hai mai visto, chiaramente se il sistema è solido ti dà la possibilità di poterla risolvere sul momento. Nel momento invece in cui ti prepari e vuoi preparare al meglio una persona che ha magari delle necessità specifiche, utilizzi il sistema per risolvere situazioni che sono nuove perché è la persona che è diversa. Per cui che cosa è successo? Il Krav Maga è diventato un sistema ed è stato affiancato da un metodo di insegnamento. Questa è l'altra parte veramente importante. Il motore forte del Krav Maga non sta tanto nelle tecniche, che comunque sono molto valide, ma nel modo con cui vengono allenate, nella modalità con cui vengono allenate. Quindi fondamentalmente la storia del Krav Maga è la storia di un adattamento partendo da qualcosa in verità di molto diverso da quelle che sono le necessità per civili, per arrivare a qualcosa di sistematizzato e strutturato, quindi con dei modelli, con dei metodi che consentono di imparare, che invece è perfettamente adatto ai civili. Il Krav Maga chiaramente è molto più nella scatola della difesa personale, potremmo dire addirittura che per quelle che sono, diciamo, la linea di pensiero e il modo di allenarsi, e le strutture superiori, quindi con il sistema adattato a situazioni particolari, alle volte anche estreme. È qualcosa che può essere considerato a tutti gli effetti un'arte marziale, ovvero sia un allenamento orientato a quello che è il miglioramento di sé, perché molto onestamente, situazioni in cui voi dobbiate davvero difendervi da una minaccia, per esempio con un'arma da fuoco, e abbiate la necessità di farlo perché la vostra non azione è peggiore del tentare un'azione, sono così basse che onestamente non vale la pena spenderci l'allenamento che in verità richiedono, perché ne richiedono e tanto anche.